Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Ma è Lucia, maestà. Ciao, ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di I Promessi Sposi Decodificato. Mi chiamo Enrico Ferraris e sono un appassionato di letteratura italiana e insieme faremo un viaggio attraverso la grande letteratura italiana, i grandi classici, i grandi scrittori, insomma tutto quello che la scuola ci ha insegnato ad odiare. In questo viaggio ci accompagna Don Lysander, che è anche l'autore del romanzo I Promessi Sposi, di cui oggi vedremo il capitolo settimo. Protagonista del capitolo settimo è sicuramente Don Rodrigo. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi alle nuove pubblicazioni di video e a iscrivervi a tutti i miei social di cui trovate le indicazioni qua sotto. Infine vi invito a recarvi sul mio sito enricoferraris.org in cui troverete la guida definitiva ai personaggi dei Promessi Sposi, oltre 200 pagine relative a tutti i personaggi e ripeto tutti i personaggi del romanzo. Non potete perdervela, mi raccomando, andateci. Ultimissima cosa, per partecipare a questo viaggio occorre chiedere un passaggio. Come? Cliccando sul pollicione qua sotto. Quindi fate così, cliccate il pollicione e partiamo. Ci eravamo lasciati con, da un lato, Renzo, Lucia e Agnese, che intendevano portare avanti il piano del matrimonio sorpresa, e dall'altro Fra Cristoforo, che tornava sconfitto dall'incontro con Don Rodrigo. Il frate raggiunge il terzetto a casa loro e racconta loro ciò che era accaduto. Pur essendo stato sconfitto, confidava nel suo piano B, ovvero sia nell'incontro col vecchio servitore. Renzo dà l'escandescenza, intende fare uno sproposito, intende andare ad uccidere Don Rodrigo. Fra Cristoforo lo rimprovera e lo calma e si allontana. Il terzetto si dà appuntamento per il giorno successivo per portare a termine il piano del matrimonio sorpresa. Il mattino seguente, Agnese chiama un suo vicino di casa, un suo lontano parente, un ragazzino di nome Menico, e lo invia a Pescarenico a raccogliere informazioni da Fra Cristoforo. Nel frattempo, alcuni mendicanti mai visti si aggirano per il paese. Uno di questi, chiedendo l'elemosina ad Agnese, entra nella casa delle donne, per poi essere accompagnato alla porta. Si tratta in realtà di uomini del Griso. Anzi, il mendicante che entra nella casa di Lucia Agnese è il Griso stesso. Infatti, il giorno prima, dopo essersi ripreso dall'incontro-scontro con Fra Cristoforo, Don Rodrigo convoca il Griso per portare a termine il suo piano. Infatti, il signorotto è stato appunto nel vivo dal suo cugino Attilio, che dopo l'incontro con Fra Cristoforo lo punzecchia e gli chiede di pagare subito la posta della scommessa, perché tanto è convinto che Fra Cristoforo l'abbia convertito. Don Rodrigo torna ad essere Don Rodrigo, cioè il malvagio di sempre, e quindi, convocato il Griso, organizza il rapimento. Il Griso è il braccio destro di Don Rodrigo. È un uomo d'azione, è un uomo fedele, è un uomo che obbedisce senza discutere gli ordini del suo padrone. In realtà scopriremo che il Griso è fedele a se stesso e che non esiterà a tradire il suo padrone quando questi si troverà in difficoltà, ma questo lo vedremo molto più avanti. Il Griso si accinge ad obbedire agli ordini del suo padrone ed ad organizzare il rapimento di Lucia. Il Griso è uno preciso, meticoloso, uno di quelli che fa la punta alle sue poste col tempo matite, tanto per capirci. Egli stabilisce una base all'interno di una casa dirottata da un incendio nelle vicinanze del paese, una casa che si diceva fosse infestata dalle streghe. Quindi lui ed altri due bravi si aggirano nel paese travestiti da mendicanti, verificando che non ci siano problemi, che tutto possa scorrere liscio. Manda poi altri tre uomini nell'osteria del paese affinché tengano ad occhio tutti i movimenti. Il Griso e i suoi uomini avrebbero fatto irruzione durante la notte nella casa delle donne e avrebbero rapito Lucia. Intanto Renzo, Tonio e Gervaso si recano all'osteria. Appena entrati, Renzo nota un bravo che sta sullo stipite della porta dell'osteria e altri due all'interno che stanno giocando a dadi. Renzo chiede all'oste alcune informazioni su di loro, ma l'oste fa il vago, dice sostanzialmente che non li conosce, sa che è gente che paga e nulla gli interessa di più. I tre si siedono a tavola e mangiano. Intanto il bravo sulla porta chiede informazione sui tre giovani che sono entrati in osteria e si sono seduti a tavola. L'oste non esita un istante a raccontare al bravo chi siano Renzo e i suoi amici. Terminata la cena, Renzo, Tonio e Gervaso escono dall'osteria e si dirigono verso la casa del curato, seguiti dai tre bravi che vogliono dare loro una lezione, se non che dopo un po' costoro desistono e se ne vanno. Intanto Agnese e Lucia si fanno trovare nei pressi della canonica e si incontrano con Renzo e i suoi due amici. Agnese, Renzo e Lucia si nascondono, mentre Tonio e Gervaso chiamano il curato. Dalla finestra si affaccia Perpetua scocciata, ma quando scopre che Tonio ha le famose 25 lire pronte per essere restituite al suo padrone, corre subito a chiamarlo
giorno e scende giù ad aprire la porta. Tony Gervaso entra nella canonica. In questo capitolo vediamo delinearsi due piani, uno da parte di Don Rodrigo, cioè il rapimento di Lucia, l'altro da parte di Agnese Renzo Lucia, cioè il matrimonio sorpresa. Entrambi i piani falliranno nel corso del prossimo capitolo. Don Rodrigo è il protagonista di questo capitolo. Don Rodrigo che si riprende dallo scontro con Fra Cristoforo, Don Rodrigo che richiude quella breccia che il frate aveva aperto nella sua coscienza, Don Rodrigo che organizza il rapimento di Lucia, come? Affidandolo al Grillo. Il Griso è il braccio destro di Don Rodrigo, è la sua anima nera, è colui che esegue gli ordini del suo padrone senza tentennamenti. È un uomo vile, spregevole, arriva persino a tradire il suo padrone quando questo si ammalerà. Egli, oltre a essere il braccio destro e quindi la mano armata di Don Rodrigo, è anche la rappresentazione del potere del signorotto. Egli è ricercato per omicidio, ma poiché si è messo sotto l'ala protettrice di Don Rodrigo, può girare indisturbato, senza il rischio di venire arrestato dalla forza pubblica. Altro punto focale del capitolo è la morale degli ospiti, di cui evidentemente Manzoni non aveva una grande stima. Dico bene, Don Lysander? Lungo romanzo vedremo numerosi osti e tutti questi agiranno contro Renzo. Quella dell'osteria del paese, per esempio, tace a Renzo l'identità degli stranieri, ma non esita a raccontare agli stranieri stessi chi sia Lorenzo con i suoi amici. Leggiamo un breve brano dal romanzo. Sentiamo la filosofia dell'oste dalla sua viva voce. Sapete bene, rispose ancora colui, tirando con tutte e due le mani la tovaglia sulla tavola, che la prima regola del nostro mestiere è di non domandare i fatti degli altri, tanto che fin le nostre donne non sono curiose. Si starebbe freschi con tanta gente che va e viene. È sempre un porto di mare quando le annate sono ragionevoli, voglio dire. Ma stiamo allegri, che tornerà a buon tempo. A noi basta che gli avventori siano galantuomini. Chi siano poi o chi non siano, non fa niente. Ecco quindi come la pensa l'oste. Don Lysander, siamo nuovamente giunti al termine. Ricapitoliamo? Fra Cristoforo, relazione fallimentare incontro con Don Rodrigo e invita Agnese a mandare un messaggero a raccogliere informazioni al convento il giorno successivo. Intanto Don Rodrigo incarica il Griso di organizzare il rapimento di Lucia. Il Griso manda i suoi uomini a controllare il paese, in particolare manda tre bravi all'osteria in cui si recano Renzo, Tonio e Gervaso a cenare. I tre giovani, terminato il pasto, si ritrovano con Agnese e Lucia di fronte alla canonica. Mentre gli altri si nascondono, Tonio e Gervaso chiamano il curato. Perpetua scende subito ad aprire la porta. Nel prossimo episodio vedremo come la malavita organizzata irrompe nell'abitazione di un operaio del Lecchese, ovvero i bravi del Griso tentano il rapimento di Lucia. Prima di lasciarci, Don Lysander mi raccomanda di dirvi una cosa, di condividere questo video. Condividete questo video con i vostri amici, basta schiacciare un tastino e condividete, condividete, condividete. Farete felici i vostri amici. Quindi, ciao, alla prossima puntata!